trovato un marketplace NFT pazzesco. Sicuramente lo conoscete già, però rimanete con me perché questo marketplace è incredibile. Pazzesco. Sempre sono un appassionato di NFT e compro NFT grazie ai miei wallet, mi collego in vari marketplace e poi seleziono il mio acquisto. Ma oggi voglio parlare di un marketplace semplificativo a livello massimo, dove non bisogna collegare nessun tipo di wallet. E questo marketplace è Bebe NFT. Ha sede in Singapore. Ok, lo so, siete diffidenti su tutte le cose con sede Cina o simili, ma vi assicuro che questo marketplace è veramente incredibile. Fondata nel 2017, ha faticato moltissimo a partire inizialmente. Poi però nel 2020 con il boom degli NFT ha letteralmente mangiato gli avversari del mercato. Con più di 2000 NFT già al suo interno e con moltissime altre partnership per creare NFT con copyright già stipulate per il futuro, Veve NFT ha già più di 500.000 iscritti e se li merita tutti. Questo grazie a un addetto del copyright come Alfred Kahn, già dietro a marchi come Pokémon Go, James Bond, Il Signore degli Anelli e molti altri famosissimi marchi. Questo permette all'azienda Ecomi di poter stringere accordi di copyright con altre aziende famosissime. La Coca-Cola per Natale, ad esempio, ha fatto degli NFT unici all'interno di Veve. Addirittura dei francobolli con il marchio americano e registrati in America sono all'interno di Veve NFT. Oltre a questi possiamo trovare NFT riguardante Ritorno al Futuro, oggetti di film variati o addirittura classici dell'anime giapponese come Ultraman, ma di questo ne parleremo alla fine del video che vi mostrerò i miei acquisti su Veve NFT. È una piattaforma user friendly, facilissima da utilizzare. Io sono un amante degli NFT, ne compro spesso, ma il dovere ogni volta è caricare il proprio wallet, caricarlo sul marketplace dove si vuole comprare dal mercato secondario o andare sul sito internet giusto per mintare direttamente sul progetto in cui voglio investire, beh, ogni volta quello è un passaggio che non è sicuramente difficile, magari lo è per i meno esperti, ma è qualcosa che fa comunque perdere tempo. Veve NFT taglia questo passaggio e mette subito il compratore davanti al mercato primario e secondario. Ma come fare per avere Veve NFT? Vi basterà semplicemente entrare in Google App o qualsiasi altra vostra applicazione per scaricare come una normale app Veve NFT. Dopo averla scaricata e esserci entrati dentro, potrete registrarvi semplicemente con la vostra email o il vostro numero di telefono. Dopo aver fatto questo, per comprare qualsiasi NFT al suo interno, che sia un NFT 3D o un semplice fumetto riprodotto in NFT, beh, potete convertire i vostri soldi in gemme. E come fare questo? Andate nella sezione profilo, collegate la vostra carta di credito al profilo Veve e convertite il vostro denaro in gemme. Ogni gemma corrisponde ad 1 dollaro. Di conseguenza, se volete avere 100 gemme nel vostro portafoglio, convertirete 100 dollari. Il rapporto rimane sempre 1 a 1. È come fosse una stablecoin, una moneta stabile. Veve, come detto in precedenza, è fondata dall'azienda Ecomi e dalla sua criptovaluta OMI all'interno del suo wallet di nome Crypto. OMI è formato da 750 miliardi di token OMI. Di questi solo il 22% sono in circolazione. Rimane comunque un token inflazionistico perché ad ogni OMI speso per comprare un NFT, un'altra controparte viene bruciata, innalzando il valore degli OMI rimasti. Al momento costa 0,0005 centesimi ed ha una capitalizzazione di 770 milioni di dollari. Ma ora torniamo all'applicazione, per mostrarvi quanto è semplice l'uso di questa applicazione e come funziona. La prima cosa che vedrete entrando nell'app nel caricamento sarà la classica figura di un supereroe. Nella maggior parte dei casi c'è Spider-Man. Entrato nel marketplace, ovvero nel mercato primario, vi si mostrerà nella prima pagina i futuri drop o i drop che ci sono stati di recente. I drop sarebbero le aste che ci saranno o ci sono già state. Ogni NFT è formato la maggior parte delle volte da 4 o 5 versioni: la common, uncommon, rare e ultra rare. Ovviamente la ultra rare sarà quella più rara e quindi più costosa e ricercata, che varrà sempre di più sul mercato col passare del tempo. Mentre la common e uncommon, per quanto riguarda magari alcune eccezioni in cui ad esempio c'è la raffigurazione di qualche supereroe introvabile o qualche oggetto di film raro, beh, la parte
Common è quella, diciamo, più commerciabile e quella che vale di meno. Già da questa prima pagina si può notare che ci sono NFT in versione 3D, sono veramente splendide. Vi basta cliccare in uno di questi e potete entrare ed osservarlo a 360 gradi. Sono dettagliati in maniera perfetta e stupendi da vedere. Tra questi, all'interno di Veve e del marketplace principale, potete subito notare anche dei fumetti da poter collezionare, proprio come se fossero dei fumetti reali. Questi fumetti sono della Marvel e, come detto in precedenza, sono suddivisi in altre quattro categorie, da meno raro a più raro. La cosa stupenda, oltre al fatto che la copertina cambierà a seconda della rarità, è che questi fumetti si potranno anche leggere. Sì, potrete sfogliare tutte le pagine e leggere la storia del fumetto che avete comprato. I drop variano molto, ma solitamente, che sia common, uncommon, rare o ultra rare, variano sempre da 40, 50 o 60 dollari nel mercato primario. Detto questo, appena saranno comprati, dopo qualche giorno potrete sicuramente riacquistarli nel mercato secondario, venduti da qualcun altro, ma a 4-5 volte di più il loro valore. Molte volte si arriva anche a 10, 15, 20 volte il valore effettivo di qualche giorno prima. Oltre a NFT in 3D e a fumetti, si possono osservare dei veri e propri quadri da collezione o delle figure in scatola. Proprio come se fossero dei giochi da collezionare o da regalare a dei bambini riguardante il supereroe o il protagonista che abbiamo scelto. Anche questi sono fatti con una cura dei particolari da stropicciare gli occhi, veramente, veramente incredibili. Quella di cui ho appena parlato è la parte store. Poi ci sono altre tre categorie che possiamo andare a vedere: la parte collection, la parte market e la parte profilo. La parte collection vuole mostrare le collezioni degli utenti. Io, utente Veve, posso mostrare il mio NFT in versione 3D, magari riprodotto nel pavimento di casa mia o nel tavolo dove mangio, in qualsiasi altra parte. Questa è un'altra grande, simpaticissima parte di questa applicazione che mi ha affascinato tanto. Oltre a rilasciare l'immagine del nostro NFT riportato nella realtà, potremmo scrivere sotto qualsiasi tipo di messaggio. È una specie di Twitter in versione NFT, un Twitter NFT, un NFT Twitter, non so, chiamatelo come volete. Comunque, è veramente, veramente una cosa simpatica. L'altra sezione invece si chiama Market e è il mercato secondario, dove potrete comprare le opere che vi piacciono di più rivendute dagli altri utenti che hanno comprato nel mercato principale. Ovviamente non vi aspettate prezzi stracciati. Come detto in precedenza, i prezzi in questa sezione saranno sicuramente rialzati come minimo del triplo o del quadruplo. Sta di fatto che potete partecipare a questa specie di asta del mercato secondario facendo un'asta o con la parte compra subito, dove comprerai ad un prezzo ben definito l'NFT che hai scelto. Ovviamente a prezzo più in alto rispetto ad un'asta dove potrai comprarlo, magari, o forse anche no, ad un prezzo minore. Infine arriviamo alla versione profilo. Nella versione profilo potrai mettere la tua immagine o qualsiasi altra immagine tu voglia e potrai impostare i tuoi dati, seguire gli altri utenti e le loro collezioni, mostrare la tua collezione nel mercato secondario se vuoi venderla o agli altri utenti e registrare la tua carta di credito per acquistare altre gemme. Credo di aver detto tutto di questo splendido nuovo marketplace, ma ho lasciato alla fine un difetto importante che al momento ha e che sicuramente però in futuro non avrà, o almeno così dicono i loro creatori. Il difetto principale di questo marketplace è quello che dopo aver comprato nel mercato magari primario, cosa molto difficile perché qualsiasi drop va sold out dopo 1 o 2 secondi, e non è così per dire esattamente 1 o 2 secondi, fatichi a cliccare che hanno già terminato completamente più di 1000 NFT. Dopo aver fatto questo e averlo rivenduto nel mercato secondario e magari aver fatto un gain pazzesco, avere moltissime gemme da dover cambiare, beh, queste gemme non potranno essere ancora cambiate. Potrai solo mantenerle all'interno di Veve NFT e riutilizzarle per comprare altri NFT o tenerle semplicemente lì. Lo so, questa è una grossa pecca perché di fatto non potrai mai avere un gain. Ma questo gain, dicono almeno i creatori, lo si potrà avere in futuro. Stanno già pensando a poter convertire queste gemme in omi e poi, dopo averle convertite in omi, convertirle simultaneamente nuovamente in USDT. Sicuramente questa è una parte che devono affrettarsi a curare e ad aggiustare. Devono sicuramente sopperire a questa mancanza di conversione di gemme in soldi reali. Per il resto è una piattaforma stupenda, ha degli NFT bellissimi, rimango senza parole ogni volta che la apro, facilissimo da utilizzare. Se dovessi consigliare a un mio amico di comprare degli NFT e
e questo mio amico fosse completamente inesperto, sicuramente gli direi di comprare un NFT su marketplace come ad esempio OpenSea, dove dovrebbe farsi un wallet come MetaMask, inserire dei soldi, insomma, dei passaggi che per un principiante non sono facili, ma di scaricare semplicemente Valve NFT, dove collegando la sua carta potrà comprare con delle gemme semplicemente l'NFT che vuole. Spero che le informazioni all'interno di questo video vi siano state utili. Ovviamente questi non sono assolutamente consigli finanziari. Studiate il progetto se vi è piaciuto e se vi piace. Investiteci solamente se sapete dove state investendo, come in tutti gli altri investimenti che vi ho mostrato e che conoscete. Ora, prima di chiudere il video, vi mostro gli NFT che ho comprato e spero che vi piacciono. E se sì, scrivetelo pure nei commenti cosa ne pensate. E essendo un amante del Giappone e dell'animazione giapponese, beh, ho comprato qualcosa che riguarda quella. Per cui datemi il vostro commento. Eccoci all'interno di Valve NFT, ora vi mostro subito il primo NFT che ho comprato, si chiama The Rise of Ultraman, fa parte della saga del telefilm di Ultraman, è fatto da Adi Granov e questo è classificato come raro. L'ho preso perché sono affascinato dalla saga di Ultraman giapponese, una vecchia saga che seguivo fin da piccolo. Come tutti gli NFT si può vedere da qualsiasi angolazione. Ma passiamo subito al secondo NFT che ho comprato, è sempre The Rise of Ultraman, un altro quadro di Ultraman, questa volta è classificato come common, quindi dovrebbe valere un po' di meno, e anche questo è dettagliato in maniera assurda e raffigura Ultraman in versione gigante. Passiamo ora ai fumetti, ho preso The Amazing Spider-Man numero 12, la prima volta che appare il Goblin, ovviamente le tavole sono molto retro, ma ciò non toglie che mi piace moltissimo il disegno e le ambientazioni. Me lo sono già letto, è veramente fantastico. Anche questo classificato come common, ma dovrebbe valere molto di più, perché comunque è un'opera molto vecchia del 1994 e quindi il suo valore dovrebbe crescere. Passiamo ora all'ultima opera che ho comprato ed è House of X, uno speciale sugli X-Men. È del 2019, quindi non è molto vecchio, però è classificato raro. Per ora l'ho pagato 48 gemme, ne vale 50, è quello che mi ha dato di meno, ma è molto molto figo. Il video è finito, Valve NFT è veramente applicazione marketplace incredibile. Alla prossima da Michele e al prossimo investimento. Ciao!